Nel 2019 mi sono messa in cammino. Ho fondato insieme a Gaia, Carlo e Marco un'associazione speciale, la prima associazione italiana fatta da figli che hanno la mamma o il papà che soffrono di un disturbo psichico. Come sapete, il problema è grande se il genitore non ha consapevolezza di avere una malattia mentale e quindi non è in cura per il suo disturbo. Ed è molto difficile curare qualcuno contro la sua volontà. In questo caso, se sei figlio minore e vivi insieme al genitore, può diventare davvero pesante per te. Ci sono episodi, comportamenti, parole che vengono dette che sono alterate dalla malattia. Parliamo soprattutto di disturbi molto gravi. E quindi tu, se non hai gli strumenti per comprendere quello che accade, soffri tantissimo. Questo l'abbiamo vissuto in prima persona noi. E perché faccio questo video? Perché se il genitore è seguito dai centri di salute mentale, dai professionisti, c'è qualche chance in più che i figli possano avere qualche supporto. Se il genitore non ha seguito questo, decade completamente e si è completamente soli ad affrontare la situazione in casa. In questo momento di pandemia le cose si complicano perché sono venuti a mancare quegli elementi esterni che un pochino tamponavano, come la scuola, il vedere i compagni di classe, fare sport, avere dei rapporti con altre famiglie che in qualche modo potessero un po' alleviare quello che è la situazione in casa con un genitore malato che non è in cura. Io ti chiedo, se stai vedendo questo video, di farlo girare. Di farlo girare perché io non posso più andare in cammino, in escursione, portando il mio messaggio. Perché lo facevo? Perché noi lavoriamo come associazione anche con i centri di salute mentale, dando strumenti, informazioni, facendo eventi di sensibilizzazione, con coloro che già hanno contatti con persone seguite. Però non basta. Non basta perché ci sono tanti figli che hanno il genitore non seguito e io devo raggiungere anche loro perché io sono stata una di loro per un periodo e so quanto è brutto, quanto fa paura, quanta angoscia ho provato, quanto terrore, quanta difficoltà a sapere a chi e dove chiedere aiuto e trovarlo questo aiuto. E quindi ti chiedo, condividi questo video, fai camminare il mio desiderio attraverso internet. Io l'anno scorso cosa ho fatto? Mi sono messa i miei libri in spalla, la mini guida che ho scritto che si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, mini guida alla sopravvivenza per figli di genitori con un disturbo mentale, e l'ho portato durante le escursioni. Ho frequentato diversi gruppi escursionistici e alle guide che conducevano la camminata ho chiesto un aiuto. L'aiuto del grande cuore degli escursionisti. Loro sanno cosa vuol dire sfidare un ostacolo, fare gruppo, portare, diciamo, le persone in posti dove magari non sono mai arrivati e non pensavano minimamente di poter arrivare. Ecco perché proprio lì ho voluto chiedere aiuto. Perché durante un'escursione io incontro chiunque, persone che non necessariamente sono addette ai lavori, persone che magari fanno di lavoro gli insegnanti, persone che magari fanno i medici di base o persone che sono magari zie di qualcuno che sta vivendo questa situazione, o magari i genitori stessi che hanno vinto la battaglia per gestire la propria malattia mentale e stanno meglio. E quindi cosa succedeva? Che potevo tramite loro raggiungere quei ragazzi e quelle ragazze che in qualche modo rimangono fuori dai radar dei centri di salute mentale e dei servizi consultori. E quindi in qualche modo potevo far arrivare a loro tramite queste persone il messaggio: non sei solo, c'è qualcuno che ha passato quello che stai passando tu e se vuoi, solo se lo vuoi, siamo qui, e puoi chiederci un confronto, un conforto e ti possiamo inviare la mini guida. Questa pandemia, questo coronavirus adesso ci ha fermati, non posso più mettermi a camminare per portare il messaggio in giro per l'Italia, ma lo posso fare sul web. Il web mi ha salvato la vita anni fa perché è lì che ho trovato aiuto, in altri paesi online ho trovato altri figli, da lì ho tratto tutte le risorse. Quindi in questo momento tu che stai vedendo questo video hai un potere enorme.
se ti trovi perduto in un bosco e a un certo punto inizia una tempesta, ti senti perso, non sai dove andare. Ma se c'è una guida, qualcuno che ti presta una torcia, esci prima da quel bosco e rischi di non cadere in una buca e di non farti male. E puoi non farti male. Quindi il tuo ruolo adesso nel condividere questo video è importantissimo. Tu non sai chi fra i tuoi contatti può conoscere o vivere personalmente una situazione di questo tipo, perché è una situazione che al momento, per vari motivi, è molto tabù, se ne parla poco e c'è molta difficoltà. A volte si conoscono delle situazioni, si vorrebbe fare qualcosa per aiutare, ma non si sa cosa fare. Tu adesso con questo click puoi accendere una luce, puoi dire a questo ragazzo, questa ragazza o alla persona che conosce un ragazzo o una ragazza che sta vivendo questa situazione che non è solo, che non è sola e che se vuole c'è qualcuno con cui poter entrare in contatto. Noi abbiamo un gruppo online di auto mutuo aiuto, chiuso e segreto per motivi di privacy, perché così le persone possono parlare in sicurezza. Come si raggiunge? C'è una pagina Facebook che noi abbiamo che si chiama Comip Figli di Genitori con un Disturbo Mentale, ci potete scrivere in privato. In questo momento, per tutto il 2020, a causa della pandemia, abbiamo deciso di donare noi, a spese della nostra associazione, una copia della mini guida, quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, a tutti i figli in difficoltà economica, che pertanto non possono farci una donazione, in tutta Italia. Come avere questa copia? Semplicemente mandando un'email con oggetto Comip per Covid a info@comip-italia.org e noi spediamo proprio un pacchetto fisico e sarà discreto, quindi sul pacchetto non ci sarà scritto figli genitori con disturbo mentale, ci sarà una sigla, così avete anche la possibilità di ricevere il pacchetto in tutta sicurezza e avrete questo oggetto che è un simbolo per farvi sentire la nostra vicinanza. Se andate sul nostro sito trovate tante altre iniziative e veramente una condivisione può davvero salvare una vita. Per me è stato così e questo mi dà la forza di andare avanti. Tanti ci dicono sì, però lo Stato deve intervenire. Certamente il lavoro di Comip è anche fare advocacy per fare in modo che ci siano delle basi legislative per migliorare e potenziare il servizio pubblico per quanto riguarda la salute mentale e la prevenzione per tutta la cittadinanza, ma i tempi possono essere lunghi e noi invece abbiamo bisogno di raggiungere questi ragazzi ora. Quindi, parallelamente al lavoro di advocacy per fare delle leggi, per cambiare il sistema, per aumentare gli investimenti in salute mentale, noi però dobbiamo fare delle azioni. E la tua adesso è piccola, davvero piccola, una semplice condivisione. Con una condivisione non si sa quanto lontano possiamo arrivare. Io ve lo dico sinceramente, mi arrivano dei messaggi incredibili, veramente, di ragazzi che mi dicono: io pensavo di essere l'unico e grazie a voi ho scoperto di non esserlo e questo mi conforta tantissimo. È un primo step e poi faremo tutti gli altri. E chi invece volesse aiutarci con una donazione lo può fare su buonacausa.org cercando quando mamma o papà hanno qualcosa che non va. E farete una donazione, vi darà diritto come ricompensa a ricevere un libro e così contribuirete alle nostre spese di spedizione e di consegna dei materiali. E che dire, io non vedo l'ora di potervi tornare a incontrare di persona, ma intanto diamoci da fare perché non è mai troppo tardi per accendere una luce. Grazie, un abbraccio forte anche da qua. Non lasciamoci soli e basta stigma.